Allora, l'ora tarda e gli stimoli sono stati moltissimi. Io direi che andrò molto veloce sulle mie prime slide, che sono il mio kit da evangelizzatore degli open data. Molti sono stati così gentili da citarci, come Regione Piemonte questa mattina, e quindi effettivamente noi siamo stati chiamati molto nell'ultimo anno a raccontare la nostra esperienza, soprattutto per come siamo partiti prima degli altri. Io direi prevalentemente ci cioè, siamo partiti prima degli altri sia dal punto di vista normativo che dal punto di vista tecnologico, però sicuramente il percorso normativo è stato quello che ci ha reso più forti fin dall'inizio, anche nei confronti delle comunità a cui ci rapportiamo, quella interna della regione come ente e quella della regione come territorio. Su questa slide direi che non c'è nulla da dire se non due parole sull'aspetto culturale più volte richiamato oggi. Da un lato, sì, anche da noi i colleghi cominciano a cogliere il fatto che esporre le banche dati vuol dire anche avere un feedback da chi le utilizza, averle arricchite, essere costretti a tenerle sempre pulite. E poi ancora una cosa a cui tengo molto, che dico a tutti i colleghi che hanno dei dubbi, se noi esponiamo i nostri dati e qualcuno riesce a utilizzarli facendo per esempio, spero, del business, forse quel qualcuno e chi utilizzerà a sua volta quelle app sarà meno propenso a pensare che i nostri dati siano inutili e il nostro lavoro anche un po'. E questi sono tempi in cui questa dimostrazione ha una sua utilità. L'esperienza di Piemonte si dispiega su tre piani: un piano normativo, un piano organizzativo, un piano tecnologico. Per quanto riguarda il piano normativo, credo che l'unica cosa importante da dire sia che oltre a essere partiti con delle delibere già dal 2009, e aver fatto poi la legge nel 2011, quello che forse è stato poi importante, è stato un grosso lavoro, è stato questo delle linee guida approvate quest'estate, che insieme adottano anche il modello standard di licenza, proponendo varie modalità prevalentemente basate su Creative Commons, poi sono ampiamente disponibile anch'io a discuterne. Un elemento fondamentale è questo della diffusione tra le diverse TA locali che mi fa pensare allo stimolo della solidarietà. Il Piemonte è fatto di 1209 comuni, la maggior parte di questi in montagna o con meno di 1000 abitanti. Noi abbiamo messo a disposizione le nostre conoscenze, la nostra legge e la nostra piattaforma, ovviamente, perché questi comuni, che altrimenti proprio non saprebbero come fare, possono esporre i loro dati. Sul piano tecnologico, tutte cose che forse si sono già viste, credo che abbiamo fatto, abbiamo anticipato, stiamo lavorando sullo stesso piano di altri. La cosa cui vorrei insistere, che poi esclude il mio intervento, è quella della federazione di portali. Quindi direi le cose relative alla normativa le ho già dette tutte. Beh, no, una cosa che è importante, oltre all'open by default, insomma, i dati appartengono alla collettività, anche che la nostra legge scrive esplicitamente che i nostri dati possono essere riusati per tutti gli usi, compreso quello commerciale e profit. Come abbiamo messo su questo sistema di sussidiarietà e solidarietà? L'abbiamo fatto con un'iniziativa con ANCI Piemonte, poi vedremo anche numeri più aggiornati del nostro rapporto con i comuni del territorio. Invece sul piano nazionale abbiamo un portale federato con un accordo di riuso con la Regione Emilia-Romagna e analogo accordo abbiamo appena stretto con il Comune di Milano. Mi piace molto il fronte europeo, soprattutto per quanto riguarda il progetto, beh, anche OpenAI c'è una sua importanza, ma è più tecnologico, io come avrete già capito sono più umanistica. Comunque il progetto Homer è un progetto del programma MED, in cui noi proponiamo il nostro portale e il nostro sistema, compreso quindi anche quello normativo e organizzativo, ai paesi dell'area del Mediterraneo, paesi più in difficoltà, paesi che
senza utilizzare quel modello potrebbero essere, un po' come i piccoli comuni del Piemonte, potrebbero avere problemi a esporre i loro dati, cosa che invece il finanziamento di MED gli impone. È molto bello perché ci finanzia anche una serie di attività che come pubblica amministrazione avremmo più difficoltà a fare, per esempio andiamo in giro per questi paesi a fare degli hackathon e questo dà veramente il senso di star facendo un lavoro utile a qualcuno, soprattutto a generazioni un po' più nuove, meno conosciute dalla PA italiana. Ma dunque, allora, dal punto di vista tecnologico noi appunto siamo la novità rispetto ad altre presentazioni che Regione Piemonte ha fatto negli ultimi tempi, è che stiamo lavorando alla federazione di portale, a dare sostanzialmente una federazione di cataloghi e dei servizi per gli utenti application. Passerei oltre, perché mi sembrano tutte cose abbastanza scontate, ribadisco questa cosa, credo che sia fondamentale perché è stata esposta come un problema di alcune aperture di dati, che i nostri dati, oltre a essere informati machine readable, sono anche sempre correlati della licenza d'uso relativa. Questi sono un po' di numeri che danno anche il segno appunto dell'accesso man mano dei comuni che ci stanno dando molto da fare, dell'importanza di aver tirato dentro questo progetto Union Camere Piemonte che anche se non ha ancora dato del dataset, però è pronta a fornirci dei dati che potrebbero essere di particolare interesse per il mondo delle imprese e poi la grande novità, quella che si collega all'argomento di oggi, che è il collegamento con ARPA Piemonte. Integrazione e federazione ne abbiamo già parlato, il perché credo che sia scontatissimo, il come forse un po' meno, però insomma credo che sia un modello, ne abbiamo già visti altri e non mi sembra che differiscano molto. Quello che possiamo dire è che noi attraverso le API non solo interroghiamo i portali federati, cosa che facevamo diciamo fino anche a qualche mese fa, ma interroghiamo anche l'Open Data Portal che usa come istanza SICAN e da poco tempo interroghiamo il geoportale di ARPA. Ecco, diciamo, il disegno della nostra federazione. La novità è aver federato ARPA Piemonte, che sostanzialmente è l'ente strumentale, si parlava già prima dell'interesse degli enti strumentali per i lavori che stanno facendo per le regioni e i comuni, ed è il nostro ente strumentale che attua gli indirizzi programmatici nel campo della previsione, della prevenzione e della tutela ambientale. E quindi con loro, dunque, guarda, dal punto di vista tecnologico, la federazione avviene che loro espongono i loro dati in standard OGC utilizzando in particolare CSW e Dati Piemonte li federa con i dati propri, con quelli dell'Emilia Romagna, con quelli del Comune di Milano, permettendo servizi di ricerca, di visualizzazione, pubblicazione e validazione dei metadati. Più che vedere questo, volevo parlare un attimo delle licenze dei dati coinvolti. La licenza che abbiamo ritenuto di applicare a questi dati è la CC BY 2.5, le aree tematiche coinvolte sono quelle dell'acqua, dell'ambiente, del clima, la geologia e il dissesto, la meteorologia, terremoti, topografia, quindi diciamo un'ampia gamma di dati che riguardano il territorio il territorio e l'ambiente, e quindi un'ampia gamma di dati che comincia a avvicinare il portale dati.piemonte o a costringere comunque noi che ce ne occupiamo a ragionare anche in termini di data services, che è quello che stiamo già facendo, e di data services anche applicati ai big data. Tecnologicamente
tecnicamente dalla scheda metadato è possibile consultare il metadato completo anche nella fonte di pubblicazione. Qui abbiamo appunto un po' un disegno di come avviene la federazione. Quello che credo sia importante dire è che partire dal basso, cioè dire che ci stiamo attrezzando per avere un sistema di visualizzazione dei dati e un data hub che ci permettano di rendere fruibili, di dare un servizio di fruibilità a diverse tipologie di dati, anche a big data e a linked open data. La cosa più importante mi sembra poi questa finale, cioè l'esposizione degli open data in forma di servizi ci consente di non scaricare sull'utilizzatore finale l'onere di gestione del dato, il suo aggiornamento, o almeno il suo controllare se il dato sia aggiornato, ma di lasciare all'utilizzatore finale il suo mestiere, cioè quello di creare servizi a valore aggiunto, perché questo invece secondo me, secondo noi, non è più un compito della pubblica amministrazione. Che cosa fare poi di quel dato una volta che viene fornito, appunto, non solo aperto, non solo linkato, ma anche sotto forma di servizio, è affidato alla serendipity dell'utente. Io, grigio burocrate della regione Piemonte, difficilmente riuscirò a immaginare cosa un ragazzo dell'età di mio figlio al Politecnico di Torino possa fare con i miei dati sulle acque, e sogno di vederlo in questi hackathon che stiamo organizzando. Credo di essere stata anche rapida e vi ringrazio dell'attenzione.